Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi giornata particolare perché ci sono tante informazioni di cui dobbiamo discutere, tante informazioni che dobbiamo in un modo o nell'altro guardare e commentare insieme, anche perché nel video che avete visto poco fa abbiamo parlato per l'appunto dell'anniversario e di quelli che potrebbero essere, diciamo, alcuni twist per quanto riguarda appunto l'anniversario, mentre invece adesso parliamo di quelle che saranno le news ufficiali che verranno comunicate probabilmente da qui a breve termine, durante ovviamente la mattinata. È possibile che si possano aggiungere delle altre informazioni. Qualora dovesse essere così, aggiornerò il video e metterò sotto nel primo commento, ovviamente fissato in alto in modo tale che tutti lo possano leggere, tutte le novità che non tratteremo su questo video. Cominciamo ovviamente parlando di quello che probabilmente tutti già si aspettavano e che probabilmente tutti in un modo o nell'altro immaginavano, ovvero il countdown fondamentalmente per quanto riguarda il primo anniversario di gioco. Infatti, come potete ben vedere dalla, diciamo, grafica e comunque anche dalla interpretazione, chiamiamola così, di questo banner, praticamente tutti i mercoledì il ratio delle 5 stelle sarà raddoppiato e inoltre avremo praticamente 9 giorni che saranno appunto il termine massimo da qui fino all'arrivo all'anniversario, dove avremo multi summon gratuite per il periodo di tempo in questione. Detto ciò, abbiamo praticamente un altro banner che ci indica in questo caso sempre il countdown del primo anniversario, però in generale tutti gli altri giorni, a differenza del mercoledì, il ratio di apparizione delle armi 5 stelle sarà di 1,5, quindi più alto rispetto a quelle che sono le percentuali normali, per cui in un modo o nell'altro dobbiamo semplicemente incrociare le dita. Successivamente abbiamo un altro banner che ovviamente fa parte di questa campagna di countdown anniversario, che è praticamente il bonus login. Quindi avremo sì 9 giorni di free pull, quindi da qui fino all'arrivo proprio dell'anniversario vero e proprio, ma durante praticamente i login avremo la possibilità di ottenere le lottery box, che al suo interno ovviamente conterranno oggetti e che sicuramente ci consentiranno di arricchirci un po' di più prima di questo anniversario. Andiamo ancora avanti con l'introduzione ovviamente del nuovo Battle Pass con l'immagine di Cloud e Tifa sul pozzo di Nibelheim, diciamo una sorta di valle dei ricordi, per così dire, in generale. Ovviamente sarà uno sfondo animato, così come tutti gli altri sfondi che abbiamo ricevuto all'interno del gioco. Fino a 7500 cristalli per quanto riguarda ovviamente l'acquisizione del pass, e un ticket 5 stelle da poter scambiare in modo gratuito. Evento che verrà annunciato in questi giorni, molto interessante a mio avviso, sarà molto particolare, sarà anche molto interessante perché avremo praticamente una boss rush. La seconda boss rush praticamente del gioco, se non mi ricordo male, dato che già la prima l'abbiamo avuto tempo addietro, ed era da un bel po' che effettivamente non si vedeva una boss rush, proprio letteralmente era da veramente parecchio tempo. Ora non ricordo di preciso quando è stata l'ultima boss rush. Forse praticamente è stato il periodo, se non sbaglio, di Natale che abbiamo avuto la prima boss rush, se non ricordo male è stato appunto il periodo di Natale, e ora invece abbiamo praticamente la seconda boss rush con tutti i nemici che abbiamo già affrontato. Quindi diciamo sarà particolare, abbiamo Eligor praticamente messo al centro, il Materia Keeper sulla destra e poi abbiamo praticamente il boss, se così possiamo chiamarlo, che se non ricordo male abbiamo affrontato su First Soldier. Ora non ci sto facendo caso, però tecnicamente
Oddio, non mi ricordo effettivamente, perché Heligor al centro me lo ricordo, il Materia Keeper ovviamente l'abbiamo affrontato con il remake di Final Fantasy VII, se non sbaglio era debole al fuoco addirittura, Heligor era invece debole al ghiaccio, mentre invece l'altro boss non mi ricordo a cosa era debole. Quindi il fatto che ci siano Cloud e Zack come biglietti lì visualizzati un pochettino mi insospettisce, se devo essere sincero, anche perché Zack va bene per il fuoco, Cloud va bene per il fuoco e va bene anche per il ghiaccio, anche Zack effettivamente va bene sia per il fuoco che per il ghiaccio, quindi effettivamente si potrebbero utilizzare tutti e due, uno in versione fuoco e uno in versione ghiaccio per chi li possiede. L'altro boss invece non mi ricordo com'è combinato, purtroppo sto avendo un vuoto di memoria in questo momento, ma non mi ricordo al 100% la debolezza dell'altro boss. Però, ragazzi, arriverà un'altra boss rush, la seconda boss rush. E poi infine abbiamo un altro banner che verrà aggiunto, un banner speciale, anzi uno step up praticamente banner. Ragazzi, perdonatemi, ma sono stanchissimo, è notte fonda, io sto registrando praticamente qui, quindi se sentite che delle volte mi si incrocia il cervello, è tutto a posto. Però abbiamo anche un altro banner, praticamente sempre per il countdown della campagna del primo anniversario, dove praticamente avremo un giro completo al giorno, penso fino appunto all'arrivo, dell'anniversario vero e proprio. Un loop praticamente composto da 4 step. Dove avremo il primo step in cui l'apparizione delle armi 5 stelle è raddoppiata, quindi se tecnicamente dovremmo avere l'1,5 o comunque l'1,1%, avremmo tecnicamente il 2,2 o in generale comunque sarà appunto raddoppiata. Addirittura nel secondo step l'apparizione di armi 5 stelle è triplicata, poi avremo una multisummon gratuita con un'arma 4 stelle o più garantita. E infine, l'ultimo step, avremo addirittura il 50% di possibilità di far apparire un'arma 5 stelle. Quindi avremo comunque un grandissimo risultato per quanto riguarda questo giro di pool. E vi posso garantire che comunque per 9 giorni avere un loop composto da praticamente 6.000 gemme. Diciamo che con 54.000 gemme in totale, qui si rischia veramente di potenziarsi a bestia. E secondo me non è neanche un'idea così malvagia. Potrebbe essere comunque un'idea interessante, potersi potenziare all'interno di questi banner. È ovvio che poi si aspettano i banner anniversario, perché quelli sono fondamentalmente quelli più importanti, però vi posso garantire che anche spendere magari 3.000 gemme al giorno, sinceramente, quindi un totale di 27.000 gemme per arrivare allo step 1, step 2 e poi la free pool e ricominciare il giro da capo. Non dico che sia una brutta idea, però potrebbe essere comunque un'idea tendenzialmente valida per coloro che magari non hanno risparmiato abbastanza, hanno comunque poche gemme, vogliono in un modo o nell'altro potenziarsi rapidamente e subito, quindi potrebbe essere un'idea, però ovviamente la scelta, come sempre, sarà vostra. Detto ciò, non c'è altro che effettivamente devo farvi vedere e che devo commentare insieme a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa introduzione di Countdown primo anniversario. Speriamo di ricevere comunque gemme, speriamo di ricevere anche altri materiali per appunto questo anniversario. Io detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!